Allora, dunque, scoppia la polemica a Figline Valtarno, provincia di Firenze, per un corso di nuoto organizzato dalla WISP, che no, è l'Unione Italiana Sport per Tutti, una grande associazione a livello nazionale. Rivolto questo corso di nuoto nella piscina comunale di Figline Valtarno, rivolto a sole donne musulmane, a cui viene riservata la piscina comunale per un'ora alla settimana, alla prima ora del mattino. Io non so se sono le 9, le 8, non lo so. La prima ora del mattino, una volta a settimana, la piscina, diciamo, non ci sono altri che fanno nuoto, le donne musulmane. Io penso che sia per un discorso, diciamo, culturale loro, no? Non vogliono farsi vedere, non giudico questa cosa, però questa è stata la scelta del sindaco, di concedere la piscina comunale per quest'ora. Ma questa cosa sta facendo suscitare tantissime polemiche da parte dell'opposizione, perché il sindaco è del PD, della Lega e di Fratelli d'Italia. Allora, la Lega dice: è l'ennesimo orribile esempio di falsa integrazione, è un progetto che istituzionalizza l'apartheid per le donne musulmane, è una cosa orribile. E ancora, siamo di fronte all'ennesimo orribile esempio di, appunto, di questa roba qua, diciamo, ci saranno solo istruttrici donne e le vasche saranno blindate, nel senso che non ci sono altre persone magari che fanno sì, nelle altre corsie, nelle altre corsie. L'impianto sarà riservato. E poi, per esempio, anche ancora da Fratelli d'Italia arrivano, si parla di follia, chiediamo al sindaco di fare un passo indietro nel rispetto degli italiani e della Costituzione, ok? E ancora, però il sindaco di Figline cosa risponde? Risponde che è un'iniziativa che non limita nessuno, anzi li amplia, perché mira a coinvolgere persone che altrimenti resterebbero ai margini. Qui l'integrazione non è una parola vuota, ma è un impegno concreto, no? Uh-huh. Organizzare un corso con istruttrici femminili e riservare la piscina una volta a settimana nel primo mattino è una scelta che rispetta la loro cultura senza togliere nulla agli altri cittadini. Quindi, ghettizzazione o inclusione? Com'è sta lettura di questo fatto? Non capisco tanto. C'è Giorgio che manda un messaggio, sì. Dice: sono totalmente contrario a chi viene in Italia deve, sì, seguire le regole italiane. Okay. Non è un problema né di giustizia né soltanto di equità. Ma in questo caso però non si tratta di regole, in che senso le regole? Diciamo, Giorgio dice la regola nel senso che normalmente gli altri corsi vedono sulle varie corsie, per esempio ci sono atleti sportivi, gente che fa nuoto femmine e maschi, evidentemente per queste donne di famiglie musulmane i mariti, la cultura, loro dice tu vai in piscina, ci puoi andare, non so vestite come, poi se c'hanno il burkini, no? Però senza che ci siano uomini che ti vedono. Questo è un retaggio culturale di chi pratica l'Islam osservante, che sì, a me non piace per niente. Però facciamoci questa domanda, secondo me, Doris. Secondo me il sindaco di Figline vuole essere molto pragmatico e dire queste donne, a causa di questa cultura che io giudico male, non è la mia, io la giudico male questa cultura, no, di segregazione delle donne, però se noi, diciamo, non venissimo incontro alle richieste di queste famiglie, queste donne non farebbero nuoto, non avrebbero questo momento loro di donne nella piscina comunale, è comunale comunque, che invece pubblica, comunque è un momento di aggregazione, perché se tra tu, di loro facendo sport, esatto, se invece il sindaco dicesse no ragazzi, questa cosa non si può fare perché le regole sono queste donne non farebbero questa attività culturale, quindi è no, io invece sono d'accordissimo che loro lo facciano, non toglie niente a nessuno. Un'ora, riservare la piscina per un'ora a persone che hanno un'esigenza di questo tipo, che cosa toglie agli altri? No, cioè, certo, non lo so, dal mio punto di vista è una cosa in più che non lede il diritto di nessuno, immagino, però insomma è una piscina comunale, ma non lede il diritto di nessuno, nel senso che possiamo fare le cose con buon senso, no? Se un conto avessero detto noi vogliamo, che ne so, il martedì pomeriggio dove ci sono, che ne so, le scolaresche, i corsi per bambini, no, cioè io non blocco una piscina intera. Forse se alle 8 del mattino del martedì, dalle 8 alle 9, queste donne possono fare l'attività secondo i loro precetti, è un segno forse di inclusione. Ma guarda, e non di invasione, ecco, ci sono, insomma, tanti, no? Messaggi critici su questo, tantissimi, sì, messaggi critici. Sì, sì. Un putiferio su questa questione del sindaco di Figline Valtarno e della piscina riservata alle donne musulmane per un'ora presto, la prima ora, il martedì. Allora,
Devo dire che soprattutto da destra gli dicono uomini... questa ghettizzazione non va bene, dal sindaco replica sì, vabbè, ma comunque sia una piscina comunale, ci hanno chiesto questa cosa, in fondo non stiamo togliendo un grande spazio agli altri. Se la comunità musulmana ha espresso questo tipo di, sono cittadini residenti, pagano le tasse pure in questo comune, veniamo l'incontro. Sì, vogliamo non ragionarci un attimo su questa cosa. Allora, certo. Intanto qualcuno dice, allora, molti, soprattutto gli uomini devo dire, dicono no, non si può fare, le femministe che dicono, dove sono le femministe, anni di femminismo buttati al vento. Femminismo non si può imporre, prima cosa, secondo me. E poi ancora a pensare che le donne musulmane siano tutte sottomesse e che mettano il velo e che abbiano questo tipo di atteggiamento perché imposto dal marito, guardate che non è così. Ad esempio, prima parlavamo di Dubai, dove sono stata per un bel periodo proprio per la radio e ho parlato con tantissime donne, abbiamo mandato interviste. È una loro scelta. Per la gran maggior parte dei casi è una loro scelta. Adesso da quale pulpito dobbiamo dire che noi abbiamo ragione, loro hanno torto? Perché sì, non lo so, guarda, io invece metto un elemento di polemica con te, nel senso che qui io ho letto questo: l'iniziativa di questa piscina comunale sarebbe un corso organizzato dalla WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, rivolto a sole donne musulmane. Ok, questo è. Che è diverso da dire a sole donne. A sole donne musulmane. Quindi che cosa vuol dire questa cosa così? Faccio la patente, tu sei musulmana, fai il corso, tu non sei. Ma infatti, perché secondo me questo è l'errore. Ma il precetto, esatto, il precetto religioso qual è? Tu puoi fare piscina per essere visto, devi essere visto da sole donne musulmane, tu donna musulmana. Non lo chiedo, non sono allora, senti, islamico. Senti, non questo lo so. Messaggio, senti. Sono Claudia da Roma e frequento una piscina da molti anni e al di là della questione religiosa che noi non ci poniamo, questa iniziativa avrebbe anche molte adesioni da parte di donne italiane che vorrebbero nuotare tra di loro e non in presenza di uomini. Mi è capitato più volte di sentire queste richieste, quindi secondo me ci sarebbe anche un bel business per chi lo propone. Certo. Capito? Cioè, secondo me, allora, se l'avessero aperta, se esatto, l'aprissero a tutte le donne, ci sarebbe un moltissimo. Possiamo allora adesione dire questa cosa, Doris, che il sindaco di Figline fa una giusta politica di inclusione, però forse è giusto fare un'ora riservata a sole donne, ma forse non è così giusto fare un'ora riservata a sole donne musulmane? Chiedo, i miei sono dubbi, io non faccio il sindaco, è un mestiere molto difficile, molto difficile. Potrebbero perché essere. Qualcuno ci scrive, anche molte donne, ascoltatici, Stella, Paola, no? Dice una piscina comunale, l'Italia è laica, le religioni devono stare fuori. Sì, però che poi anche abbiamo questo il crocifisso a scuola. Eh sì, vabbè, ho capito. Il concetto di laicismo. Sì, certo che è laica. Se un giorno a settimana riservi. Allora, se fosse stato un gruppo di suore, ad esempio, una piscina riservata ad un gruppo di suore il martedì mattina perché possano andare lontano da sguardi indiscreti a fare nuoto. Piscina comunale? Comunale. Quale sarebbe stato lo scandalo? La chiesa c'è un sacco di piscine, sono la piscina della parrocchia, non lo so. Non c'è la piscina della parrocchia, forse. Però è molto interessante questo argomento. In generale, quindi forse potrebbe essere allargata in questa storia. Dice vivo a Figline, attenzione, Serena vive a Figline, la piscina è piuttosto piccola e come si vede soprattutto al mattino gli orari sono limitati, purtroppo è vero che anche in paese fanno gruppo a sé ma non mi sembra tolgono nulla a nessuno, cioè vuole dire la comunità delle donne musulmane. E va bene, fanno gruppo a sé, molti ci scrivono, no? Diciamo che appunto le donne musulmane in questo modo non le si aiuta perché comunque saranno sempre sottomesse a questi precetti. Ma tu dici che non è sempre così. Noi che decidiamo che cosa li aiuta e che cosa non li aiuta, ma se quelle hanno chiesto di andare in piscina, evidentemente andare in piscina li aiuta e facciamocene andare, non tolgono niente a nessuno, ma perché incistarsi su queste cose ideologiche? Perché secondo noi loro sbagliano, sono sottomesse. Sì, però qualcuno anche dice loro vengono in un paese, devono adeguarsi alle cose del nostro paese. Io dico che l'integrazione è una cosa molto delicata, molto lenta, ci vogliono anni e io mi piacerebbe un sacco che tra qualche decennio pure le donne musulmane dicono al loro marito sai che io vado in piscina come cacchio mi pare a me, questo sarebbe perché sarebbe 100 bellissimo. Anni fa i mariti italiani dicevano alle donne tu a non patto, fai questo, tu non fai quello a patto Edoardo che lo vogliano, cioè se questo è quello che vogliono non vedo l'ora che lo facciano, noi dobbiamo farglielo volere.
perché no, così si saranno integrate nella nostra civiltà che è laica, no, sì, è laica. Comunque, ci scrive un'operatrice culturale sì. che dice: Doris, ti ringrazio per questa posizione, perché devi dire ad Edoardo sì. che ha... Vannacci una... mi avete chiamato, Vannacci, no. Va bene, ma hanno parole carine anche per me, devo dire, questa sera, però non si può imporre sì. niente a nessuno, secondo giusto. Me, l'emancipazione è una strada volontaria, spontanea, non si può imporre niente.